Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Parassiti a Cattoni. In questo video, in primis, vorrei ringraziare DarioG88 che mi ha passato gentilmente la sua clip. Poi volevo dirvi che questo video è solo a base informativa. Allora, praticamente, che è successo? È stata rilasciata un exploit. Per la nostra PlayStation, per chi monta il software e firmware software della 505. Raga, non è un full jailbreak come il 405. No, non è così. Non è che possiamo avere giochi gratis, non è che possiamo andare col modem online, non è niente di tutto questo. È solo, diciamo, un portone che si è aperto sul nostro software. Non c'è molto da dire, però è già un po' un grande passo avanti che sia stato fatto. Io consiglierei a chi ha la possibilità di restare su questo software, per chi ha una sola PlayStation e vuole giocare online, aggiorni tranquillamente, perché io penso che mancherà poco per l'uscita del 5.05, non mancherà molto, forse un paio di settimane, perché di solito rilascia le beta dopo 2 o 3 settimane viene rilasciato il nuovo software. Comunque, per adesso non serve a una mazza, ve lo dico chiaro e tondo così rispondo a tutte le domande che arriveranno dopo. Non, per adesso non serve a niente, non ci potete fare niente, però per noi, tipo me e Dario, siamo felicissimi perché è già un grande passo in avanti. No, perché non avendo bisogno di una specifica PlayStation, noi siamo speranzosi che fra non molto tempo potremo modificare, fare il full jailbreak per le nostre PlayStation con 505. E con questo piccolo video è tutto. Appena ci saranno, logicamente ci saranno novità, farò un altro video. Se volete potete iscrivervi al gruppo Telegram perché logicamente le informazioni, le info passeranno sempre prima da lì. Ecco, questo è tutto. Vi lascio un po' al resto del gameplay di paio minuti, questi altri paio di minuti. Praticamente io ve lo dico subito, sono anche bloccato, come vedete qui nel gameplay, all'ultimo step. Non ci sono ancora riuscito. Devo ancora vedere se è possibile proprio mettere. Vedete qui questa schermata che ci dà continuamente l'errore di timeout. Io insisto e vedo se ci saranno aggiornamenti, vi farò sapere sia sul gruppo Telegram, magari farò un video poi a parte. Con questo è tutto, vi saluto davvero, un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao!